prepensionamenti, uscite incentivate, rischio cassa integrazione per i lavoratori della ST Microelectronics, costretta ad affrontare la più grave crisi dal dopoguerra. Non fa eccezione Catania, dove il mancato completamento del modulo M6 comporta incertezza circa la collocazione dei dipendenti. La richiesta dell'azienda di frenare la produzione ricorrendo a un piano di smaltimento delle ferie è stata accolta con riserva dopo numerose assemblee dai lavoratori. Noi in questi giorni ci siamo incontrati con l'ST, con la direzione nazionale, perché ci ha chiesto di ridurre, di frenare la produzione. E abbiamo completato stamattina le assemblee dei lavoratori a cui abbiamo sottoposto l'ipotesi d'accordo per utilizzare le ferie per ridurre la produzione con le chiusure collettive. E nel corso di questo incontro abbiamo chiesto all'ingegner Dragotto quale era la posizione dell'azienda rispetto appunto a queste voci che circolavano sul fotovoltaico e sulla sciarpe. La direzione aziendale ci ha detto testualmente: potete dire alla stampa che non vi è nulla di definito. Questo significa che ancora siamo lontani dall'ipotesi di utilizzazione dell'M6. La crisi che ha colpito ST Microelectronics si riverbera su altre aziende del territorio etneo, tra queste la SAT con sede ad Aci Sant'Antonio. Per esempio la SAT, azienda importante di Aci Sant'Antonio, produttore di diffusore di calore per i microchip dell'ST, che venivano assemblati in Marocco, negli stabilimenti ST del Marocco. Questa azienda rischia di non poter più sopravvivere, di cessare la sua attività, perché l'ST nel 2007 ha deciso di trasferire in Asia gli stabilimenti del Marocco.